ci ammazza il risultato, perché insomma fare una prestazione del genere vuol dire avere un'anima, vuol dire avere una squadra che lavora bene, che segue, organizzazione. Insomma, penso che la partita l'avete vista, insomma, non voglio dilungarmi su quello che è il risultato finale perché è troppo penalizzante. Ci penalizza tanto, troppo, però la strada è quella giusta, è una mazzata che dobbiamo assorbire in poco tempo. Fortunatamente mercoledì rigiochiamo, il calcio è questo, è crudele, però insomma oggi penso che il Foggia abbia fatto veramente una buona partita. Quanto scotta perdere una partita così dopo aver fallito un rigore sullo 0-0, aver fallito anche diverse opportunità, ma soprattutto essere riusciti a chiudere, diciamo, il Pescara che è riuscito a tirare in porta pochissime volte? Ma non chiudere, abbiamo fatto sempre noi la partita, siamo stati sempre nella metà campo avversario, non abbiamo fatti mai ragionare, siamo stati intensi, siamo stati presenti. Ripeto, è una partita che accantoniamo, abbiamo affrontato secondo me una squadra molto importante, dalla grande qualità, ma la squadra, e parlo della mia squadra, è stata veramente brava a fare una partita studiata durante la settimana e così poi si è verificata. Insomma, un grande peccato, un grande rammarico, ma allo stesso tempo la consapevolezza che è una squadra che ha una sua fisionomia, ha un suo carattere. Guardiamo avanti. Ha detto partita preparata, vi ha un po' sorpreso Canute davanti alla difesa, perché nel primo tempo, quando andavate bene con le mezze ali a cercare di occupare gli spazi, probabilmente nel Pescara delle prime tre con Brugman che andava, lì potevate avere ancora più spazi e potevate fare ancora più male. Sì, ma ripeto, secondo me l'abbiamo messa in difficoltà, soprattutto nella prima parte iniziale, trovavamo sempre questa imbucata su Chiaretti e arrivavamo con le mezze ali. Al secondo tempo loro si sono chiusi un po' di più con gli esterni, ci hanno lasciato un po' più di ampiezza, ma ripeto, bisogna avere equilibrio anche per commentare una partita del genere, una sconfitta del genere che ci amareggia, ma allo stesso tempo ci dà grande consapevolezza che la strada è assolutamente quella giusta. Tonucci e Busellato in panchina, ci si aspettava di vederli in campo, come mai queste scelte che però poi alla realtà dei fatti, al di là del risultato sul piano del gioco, le hanno dato anche ragione. Ah, io ho una rosa importante, Busellato veniva da un periodo di inattività, è un giocatore che non ha fatto preparazione, veniva da un infortunio. L'idea era quello di metterlo dentro qualora fossimo andati in vantaggio e era già pronto per entrare, e poi purtroppo la partita si è capovolta in maniera incredibile e a quel punto ho preferito inserire Gori e Cicerelli, due esterni, due attaccanti.